Buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, oggi è il 15 agosto, buon Ferragosto a tutti. Noi siamo al supermercato, te lo ricordi? Stiamo andando a fare la spesa. Sì, ho una cultura qua. Una cultura di zanzara? Stamattina siamo andati al mare, ci siamo fatti un giretto al mare, abbiamo mangiato e adesso siamo andati a fare la spesa. Tu dei capelli tutti pazzi. Con Sissa e Cicia, però Cicia è entrata poco. Amore. E ho un sacco di ricordi di Sissa. Forse a dicembre torna, eh. Guarda che meraviglia, ci sono già un sacco di torte pronte, degli Oatlys, i pigiamini, Madagascar, non costano neanche tanto, questa qua piccolina, 1,4 kg, 13,80. Mamma, non sai qual è il mio? Guarda, dei pony di Frozen, Spider-Man. A me mi piace pony. Quello dei pony, poi ci sono anche più classiche. Guarda che meraviglia, guarda quante bellissime sono i dolcetti. Allora, siamo tornati a casa, abbiamo fatto una piccola spesa e oggi c'è super super nuvoloso. Stamattina faceva abbastanza bello e adesso invece sono venute tutte le nuvole, ma fa comunque caldo, un caldo tremendo. Lori, dove scappi? Allora, oggi siamo andati a fare la spesa in un supermercato che si chiama Mercadona, che se non dico una cavolata dovrebbe essere abbastanza uno dei supermercati classici della Spagna, ma non mi vorrei sbagliare. L'unica cosa che ho notato è che ci sono molti altri posti che hanno roba anche italiana, tipo le Roschi, che se non sbaglio tipo un discount, tipo Eurospin, che ci troviamo benissimo. Oggi Adi ho voluto andare qua al Mercadona perché dice che la carne è più buona, però non ho trovato assolutamente praticamente nulla italiano. Però vabbè, ci siamo arrangiati un po'. Finito? Cosa vuoi? Basta. Lori si è già bevuto uno di questi anche Edo. Niente, qua ho detto ma prendiamo questo pacco, anche se ce ne sono tanti, vabbè, siamo ancora praticamente 2 settimane, ci basterà, speriamo di non doverli avanzare, figurati. Se ne stanno facendo fuori uno dietro l'altro, ehi, basta poi, eh. Ok, poi domani? No, bene, hanno bevuti 2 a testa, va bene. Allora, abbiamo preso un po' di carne per stasera, che è Ferragosto, facciamo un po' di carne qua a casa. Degli hamburger, delle fettine, del pollo. Questo qua è un pollo che l'hanno un po' speziato, del prezzemolo dovrebbe essere. Pollo marinato, ecco. Marinada, dovrebbe essere marinato, ma non credo sia proprio marinato, credo sia solo speziato. Comunque, del limone, del cacao per Edo, che lui la sera vuole il suo lattino col cacao, anche la mattina. Poi olio di semi di girasole, piatti e bicchieri, questi qua, ecologici, sono di carta, credo. Così più che altro non stiamo sempre a lavare, ecco. Una Coca-Cola, del vino bianco per stasera, del gel per il bagno, latte, olio extravergine d'oliva. Lì abbiamo preso carta igienica e Scottex, dei gelatini, formaggio a fette, l'insalata. Poi ho preso 2 pacchi di pasta. Ecco, dicevo della roba italiana perché in qualche supermercato si trova la Barilla, oggi non c'era, quindi ho preso dei fusilli così, di questa marca qua. Non abbiamo grosse pretese, sappiamo che non siamo in Italia. Poi la maschera per i capelli, le patate, queste qua sono surgelate, pomodorini,
salviette per Lorenzo, poi abbiamo preso bagno schiuma e questo è per i bimbi, shampoo per i bimbi. E basta, direi, yogurtini e basta. Mamma, vieni con me con la maschera però. Sì. Ah, me la devo portare dietro? Ma ti ha comprato la nuova, una nuova maschera, Edo? No, noi, è la mia idea. Eh sì, certo, perché Edo l'ha chiesta, allora gliel'abbiamo presa. Ce l'hai troppo in su. Ok. Sì. Ci siamo fatti tutti una bella doccia e oggi alla fine non siamo stati tantissimo in piscina perché abbiamo notato che se tardiamo un pochino, cioè dopo le 5 e mezza si riempie tantissimo, infatti io andiamo un po' prima verso le 4, non c'è nessuno, abbiamo la piscina praticamente tutta per noi, per oggi tra spese tutto non siamo riusciti. però ci siamo fatti un bagnetto, ci siamo fatti la doccia. Adesso Edo subito dopo la piscina praticamente subito mangiato perché ha famissima. Ho detto invece di mangiare schifezze, ho fatto un po' di pasta subito così al volo, anche se era presto, non anche le 6. Però almeno ho evitato che mangiasse schifezze e poi non cenasse. E adesso qua ho preparato tavola così alla bene meglio e abbiamo usato i piatti questi qua bio, così almeno festa e non abbiamo i piatti. Allora, qua abbiamo fatto un'insalatina, oggi è proprio cenetta così, alla veloce. Le patate che abbiamo preso oggi al Mercadona e il pollo. Adesso tiro fuori anche il pane e stuzzichiamo così. Cosa mangiamo, Lori? Il pollo? Pollo, nuova parola di Lori in questi giorni, pollo. Buongiorno. Con un nuovo bernoccolo in testa. Questo è fatto male ieri notte. Mi ha tirato una testata. Aia. Aia. Cosa? Aia. Ah, hai sbattuto? Hai sbattuto per terra? Sbatti spesso per terra, sì. Aia. Mannaggia. Andiamo a fare le commissioni adesso? Andiamo a sistemare questo pavimento che fa paura. Adesso andiamo a fare le compere per comprare appunto le cose per sistemare qua la casetta. Andiamo a fare shopping casalingo. Andiamo Lori, andiamo che mamma deve fare ancora colazione. Lorenzo ormai è innamorato di questa sdraio, non si schioda. Un piccolo pascià. Un piccolo pascià che si mette le scarpine. Che si fa mettere le scarpine. Dada. Dada è là ancora. Dov'è Dada? Sta guardando i cartoni, Dada. Dove ti avventuri? Vieni a casa? Vieni, andiamo a prendere la macchina. Partiamo con la macchina. Vieni, qua. Lori. Ciao Lori! Eccoci in macchina. Tutti belli attivi, devo dire. Ciao! Ciao amore mio. Stiamo andando. Esatto, stiamo andando in un posto che si chiama Juan e Jordi e credo sia una sorta di brico che ha un po' di tutto per la casa, appunto, proprio perché dobbiamo fare le fughe. Vorremmo dare anche il bianco in camera, insomma, sono un po' di cosine da sistemare, come vi dicevo. E poi volevo dare anche un'occhiata agli elettrodomestici, cosa che in realtà abbiamo già fatto, ma oggi vado ancora più attentamente a guardare i prezzi e i modelli e soprattutto le misure del frigo. Sapete che dobbiamo assolutamente cambiarlo perché è tutto arrugginito, non va più bene. E quindi oggi guardiamo anche quello, ne approfittiamo perché qua lavorano solo mezza giornata, fanno dalle 8 a 1 e mezza. Da lunedì però alla domenica, se non sbaglio, quindi tutti i giorni.
però al pomeriggio chiudo. Quindi queste cose vanno risolte assolutamente la mattina. E quindi ci siamo già messi in marcia. Presto, sono le 9:15, prestissimo. Qua ci sono tutti i frighi, ma probabilmente dobbiamo prendere questo qua più piccolino, anche perché è incastrato in due colonne, quindi comunque deve essere il più piccolino che c'è. Questo qua, questi due sono uguali di larghezza, però comunque mi sa che andremo sul più piccolino, tanto per quello che lo usiamo, questo costa 2,60. Ho fatto così, va più che bene. Allora, frigo comprato, ce lo portano giovedì mattina e abbiamo preso proprio quello più economico, più piccolino, tanto va bene così, quello che vi ho fatto vedere. Adesso siamo venuti qua da Tuco a vedere i divani, perché anche il divano che abbiamo noi è rotto e vecchio. Siamo tornati a casa, Adi si è subito messo all'opera, è già lì che sta iniziando a fare le fughe. Abbiamo preso il materiale nello stesso posto dove abbiamo preso il frigo, abbiamo preso anche tutto il materiale per sistemare le fughe del pavimento e il bianco da dare in camera, cose principali. Poi se ci avanzano soldini eccetera eccetera, poi abbiamo anche altre cose da sistemare, però questa è la priorità assoluta. Poi il divano non siamo riusciti a risolvere perché qua a Minorca, anche se è molto molto viva d'estate, anche loro fanno le ferie e quindi in questo periodo i trasportatori sono in periodo di ferie e i divani non ci sono. Cioè c'è qualcosina di esposizione, hanno qualcosa in magazzino, ma la maggior parte delle cose devono essere ordinate ed essere trasportate e ci vanno dei tempi biblici e quindi cioè, per fare le cose qua a Minorca andrebbero fatte in bassa stagione, quindi parlo di ottobre, magari a maggio, d'inverno, Minorca no, questa cittadina in particolare dove siamo noi, che è vicino a Calamboche, si spegne totalmente. Cioè io sono venuta una volta qua a dicembre perché dovevo sistemare delle cose, ho avuto paura perché non ci sono neanche i lampioni accesi fuori, non c'è nessuno, fa freddo, è umido, c'è vento, pioggia, si spegne totalmente, il porto è tutto chiuso, non c'è il market aperto, tutto tutto chiuso, proprio città fantasma. Quindi queste cose andrebbero risolte nell'epoca che è un, cioè la città è viva ma non c'è tanta gente e soprattutto non ci sono le ferie di mezzo, quindi ottobre, maggio, aprile, così. Però difficilmente noi riusciamo a fare queste cose durante l'anno perché c'è la scuola, ci sono i bimbi, cioè è un viaggio comunque, quindi difficilmente. Quindi quello che riesco a risolvere adesso in vacanza lo faccio volentieri. Comunque questione divano, ci sono anche altri negozi e vedremo. C'è anche l'IKEA, che però non so di come funziona, anche lì che mi hanno detto che è quasi tutto da ordinare, quindi vedremo. Allora, siccome fa troppo caldo per andare in piscina, troppo presto è luna, ho messo qua, ecco, e vabbè non importa, poi tanto si asciuga. Li ho messi a fare i travasi con l'acqua, ho messo un asciugamano. Allora questo è mio. No, guarda, usa questo, ce n'è uno a testa, vedi? Guarda che bravi. Mamma, quale tu? A sette. Eh? A sette.
Ah, sì, grazie, mi preparo una zuppa? No, dell'acqua freddissima. Ah, freddissima. No, niente, non vedo che c'è un sole tremendo. Ah, sì, è vero. Se va fuori scalza, ti bruciano i piedi. È vero. Ti brucia i piedi. Quanto ne vuole? Tanto più che altro perché... Tanto poco. Media. Media, quindi ho finito. Grazie. Che perché papà è lì che... sta facendo le fughe e quindi ecco, grazie, adesso appena sì, grazie mille, quanto le devo? Niente. Ah, è gratis, wow, che servizio. Qui nel frattempo abbiamo già allagato mezzo terrazzino, ma col caldo che fa va bene, non c'è problema. Aiuto il piede. Aiuto il piede, il piedino. Dori? Comunque leggevo tra i commenti che si è aperto un piccolo dibattito sulla questione di fare i lavori durante l'estate, durante le vacanze, e alcuni effettivamente dicevano fare i lavori durante l'estate, non ti riposi, che senso ha? E da una parte capisco questo ragionamento, soprattutto per la questione delle pulizie iniziali, perché alla prossima abbiamo, scusate il vento, ma come vi dicevo, Minorca si chiama proprio l'isola del vento. C'è molto molto vento, ma è un è una cosa buona, perché rinfresca un pochino. E comunque è molto arieggiata. Comunque stavamo valutando con Adi gli anni che verranno, magari di abbiamo contattato una signora che magari ci fa le pulizie iniziali, paghiamo quello che c'è da pagare. E però non dobbiamo arrivare qua i primi due giorni, fasciarci la testa, pulizie, sistemare le cose. Ciao. Oh, amore mio, vedo, vuole andare in piscina, adesso Lorenzino sta dormendo, però è ancora troppo presto, non sono neanche ancora le 3. Comunque dicevo, per la questione pulizie effettivamente ci conviene fare così, così almeno siamo, arriviamo tranquilli. Invece per la questione dei lavori, non ci pesa in realtà, anzi, soprattutto per la storia che ha questa casetta, ci tengo a tenerla in ordine, a fargli i lavori che ci sono da fare, è un piacere per me, non è assolutamente una cosa, uno stress da fare in vacanza, no, assolutamente, sono momenti, cioè del tempo che uso volentieri in vacanza per sistemare la casetta. E poi anche Adi ci tiene, quindi ad averla a posto, quindi insomma è una cosa che facciamo volentieri, non ci pesa affatto. Allora, stiamo andando di nuovo in piscina perché adesso finalmente possiamo andare, sono le 4 passate e adesso Adi sta continuando a lavorare. Adesso però mentre andiamo vi faccio vedere un po' qua il complesso. Qua ci sono tutte le casette che sono bene o male tutte uguali, c'è qualcuna più grande, qualcuna più piccolina, però più o meno sono tutte uguali. Questa è la stradina che porta alla piscina, vedete qua ci sono altre casette, poi là c'è il nostro faro, Edo si è già tuffato in piscina, vedete qua ci sono tutte le altre casette. Poi qua c'è il prato dove le persone mettono le sdraio, gli asciugamani per la piscina. Da qua si vede meglio, c'è un vento, scusatemi il rumore, però da qua si vede bene il mare. Vedete laggiù, davanti c'è la scogliera con il mare, il faro. E questo qua è il nostro complesso. E niente, io concludo quel video, così andiamo in piscina. Ovviamente nei prossimi vlog vi farò vedere gli aggiornamenti della casetta, vi farò vedere il frigo nuovo, dove lo mettiamo, dobbiamo togliere l'altro. Sono ancora un po' di cosine da fare, ovviamente vi aggiornerò su tutto. Concludo qua il video, spero che vi abbia fatto piacere, spero che vi stia facendo piacere passare un po' di tempo insieme a noi qua a Minorca. Fatemi sapere se ci sono delle curiosità, se volete vedere qualcosa in particolare. Papà, da appiccicoso con suo papà in questo periodo. Niente, concludo qua il video, vi mando un grandissimo bacione, se vi fa piacere vi invito come sempre a iscrivervi qua nel canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Sto riuscendo per fortuna a mantenere bene o male tutta la programmazione giusta,
incrociando sempre le dita con questa connessione internet pessima. Niente, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo giovedì con un prossimo video. Ciao ciao, un bacione a tutti. Ciao ciao. No? Ciao ciao.